They had no freedoms. They had nothing. If they spoke out against the insurgency, they were dead. They were beheaded. My first raid in Fallujah absolutely told me that we did not know what we were messing with. For the first time, we had thousands of organized terrorists fighting against a conventional force. It's the collision of two completely different approaches to war and to violence. At some point, that ramp's got to come down, and you got to be the first guy. Every day, guys knew the first guy through the door is probably going to die. We went from a house being clear to hand-to-hand combat to somebody throwing a Bangalore outside this building. To me, it was like chaos. Everywhere I looked, was muzzle flashes. Every single window coming down on us. And as you're looking up the street, blood everywhere. Tanks, like, they couldn't take it no more. The tanks just go gone. If the devil had a zip code, it was in Fallujah. Violence is endemic to the human nature. It's not a choice. It's just some people. They like it and they want to do it. And it will spread because it's human. That's why you got to shut it down when you can. Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video con Six Days in Fallujah. Allora, ovviamente il video che vi ho fatto dall'inizio è quello introduttivo che effettivamente ci fa riflettere tanto su quello che non sappiamo veramente che cosa è la guerra. E questo ovviamente è solo un gioco, ragazzi, ci divertiamo a sparare a questi nemici finti virtuali, però ci tengo a precisare che non amo per niente la guerra, anzi sono completamente contrario. Detto questo, oggi è uscito il nuovo aggiornamento di questo gioco e non vedevo l'ora di provarlo. Aggiornamento importante. Allora, il gioco è ancora in accesso anticipato, devono arrivare altre 12 missioni, però noi oggi andiamo a provare la campagna, ok? Abbiamo anche la possibilità di cooperativa standard che abbiamo visto già in precedenza, però la cosa che più premevo di provare era appunto la campagna. Quindi ragazzi, buon divertimento. Mi raccomando, se non avete fatto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Vai col video! Allora, Vigilante Resolve, missione campagna. A una divisione dei Marines americani è stata ordinata la conquista di Fallujah dopo un attacco mortale da parte dei ribelli. Ok, abbiamo con noi il Gregario. Il Reddy non risponde agli ordini, rimane invece con te fornendoti protezione e supporto. Ok, qui abbiamo appunto questa figura chiamata Reddy che ci dà aiuto e supporto. Invece poi abbiamo un altro soldato con noi che obbedisce, diciamo, ai nostri ordini e quindi va a pulire quelle zone importanti che noi appunto gli indichiamo, e l'altro invece ci dà copertura, perché non so se conoscete il gioco, qui ragazzi gli smilzi vengono da tutti i pori. Non so se avete visto Blackout Down, io l'ho visto penso 30-40 volte, e questo gioco riprende tantissimo quelle ambientazioni, no? Allora, controlla le ferite. No, siamo pronti. Presenza di immagini violente, ragazzi. Se siete deboli, vi consiglio di non guardarlo. The invasion of Iraq began with shock and awe. Within weeks, Saddam Hussein was defeated. The Iraqi army was disbanded, and out of the chaos that followed, an insurgency was born. The center of this insurgency was a 2,000-year-old city on the Euphrates called Fallujah.
Fallujah is just down the road from Baghdad, and so it's a community where a lot of the generals live, and with Baghdad being in disarray, Fallujah was just going nuts. And it turned into just a hornet's nest. On March 31st, 2004, a convoy of Iraqi civilians carrying kitchen equipment took a wrong turn onto Highway 10, the main road through the center of Fallujah. The convoy was being protected by four United States military veterans. I'm about to cross over the Green Trestle Bridge when they were attacked by gunmen, shot, burned. Dismembered bodies and body parts hung from the Green Trestle. Reaction was insane. People very upset across the country. Very, very upset. Demanded some action to be taken. Demanded it. Within days, the U.S. government orders thousands of Marines into Fallujah to neutralize militants hiding among the city's 300,000 residents. The battle had begun. Rabbit 2, this is Main 1. New Rooftop, Michigan is clear 2 clicks west of the Cloverleaf. Good luck down there. Insurgents broke the ceasefire again. Complex is cordoned off, and Hire just cleared us to respond with force. We're gonna get those bastards back. 3 o'clock. Guy with the cell phone. Copy. 3 o'clock. Got him. Ci siamo quasi, ragazzi, eh. They got open the court for us. Gonna be a minute. Stay sharp. Shit, man. I don't like this. We gotta move. Let's go. What the fuck up, man? You're stressing me out. I don't want to have to shoot these dudes. First squad's on objective. Roger, first squad. Insurgents are using that first building as a storehouse for weapons. Clear it out. Roger. You got civilians all over the place, first squad. Watch your fire. Understood, Warhammer 2. Pesante. Ok. Pesante la situazione, ragazzi. Ok, il nostro obiettivo è quel edificio laggiù. Dobbiamo stare attenti perché ci sono civili. Ok. Muoviamoci. Vai. Spostiamoci. Ok, noi dobbiamo con C. Attenzione. On a specific threat area. Issue a watch go command. Your fire team will quickly engage any hostiles that appear in that area. By default, bene. Your teammates will constantly scan your surroundings for threats. Ok. Hey, cover that structure. Allora, osservatemi qua, perfetto. Fire sta osservando i nemici, bene. Questo è il tizio che mi deve coprire le spalle, ragazzi. Ok, io direi di muoverci là. Vai. Contatti? Dove? Oh! Eccolo, sopra! Quello lassù no, ragazzi, occhio, eh! Guardate quello lassù, mannaggia, a momenti tiro una schioppettata. Ok. Cominciamo a muoverci. Ok, penso che possiamo entrare da qua. Presumo. E invece no, è tutto chiuso. Ok. Muoviamoci. Allora, vediamo un po' come faccio a dare il comando di muoversi. Non lo so. Loro osservano solo. Qua non ci possiamo andare, ok, possiamo andare qua.
Comando Marine, apri la porta, sfonda e assalta. Follow me. Ok, sfondiamo sta porta. C'è gente, ragazzi, occhio. Vai, vai, elimina. Vai, vai, vai. Senti che schioppettate. Madonna. Ok, penso che possiamo cominciare a salire. Con monta calma, hanno trivellato tutto. Ok. Alpha team is on the objective. Look for weapons. Check every nook and cranny. Occhio, mamma mia. Vabbè, più gente. Madonna, schioppettate. Qualche bug ancora purtroppo preesistente. Basta, basta. Okay. Spara di soppressione pesante, ragazzo. Allora, libero edificio, conquista il tetto. Ok, dobbiamo salire. Coordini col team bravo per eliminare i nemici e conquistare gli edifici disegnati. Ok, disegnati. Disegnati, ok. Allora, penso che qua sotto è bello che è pulito. Vediamo se possiamo uscire, ragazzi. Abbastanza scoperto, eh? Ok, qua sopra non c'è nessuno. Ci spostiamo. Vediamo se trovo le armi più che altro. Eccolo qua, deposito di armi. Disabilitato. Vediamo se riusciamo a salire sul tetto, ok. Ci siamo, con la S gigante su. Oh, che vuol dire sta roba? No, quel tizio sempre lui, eh, occhio, eh. Ah, beh, quello saranno le coordinate sud, ok, est, fico così, oh. quello era armato, merda. Aia! Non mi ha fatto una gran copertura sto ragazzo, eh. Sto gioco, ragazzi, è punitivo al massimo.
superiority. Use the suppress go command to overwhelm a position with sustained fire. Ah, okay. Fire superiority reduces enemy fire and enables your team to maneuver more freely. Bene. Vabbè, quello che ho fatto finora, praticamente. Sa che ci siamo, ragazzi. Ok. Copy Bravo. Warhammer 2, first squad's moving to assault the final target. Roger, first squad. All set. Target's in that building! Bene. A questo punto penso che ci possiamo anche togliere da questa zona. Dobbiamo andare nell'ultimo compound. Ok, vai. Scendiamo. Un paio di schioppettate mi sono arrivate però. Questo gioco dà il meglio di sé, ragazzi. Quello? Cazzo fanno? Meno male che era libero. Pezzi di Fangor. C'era ancora gente qua dentro. Ma dalle armi. Medie. È pieno di depositi di armi. Ok. Ma non ho capito questo perché ha buttato giù la porta. E ha fatto ammazzare il suo compagno. Vabbè. Ok, qua non si va da nessuna parte. Ma la butto giù. Vabbè. Ok, cominciamo a scendere. Tocca stare attenti allora. Ok. Dunque, presumo che dobbiamo andare in questa zona qua. Quindi cerchiamo di girare. E andiamo sempre dritti. Ma qui è chiuso. Ok, non è la strada giusta. Proviamo a passare dall'altra parte a sto punto. Ok, da qua. Oh, dove? Oh. Madonna. Pericolo. Urban areas are deadly in urban combat. Always move from cover to cover and avoid entering kill zone. Oh, Osho. Vai, vai, vai. Via, 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 via. Dove? Madonna! Morti tutti! Maledetti!
Allora, dobbiamo conquistare quel punto, c'è poco da fare. Oh, madonna mia, che cosa fai? Ha fatto via un colpo. Ok, da sopra non vediamo niente, mi sa, eh? Oh, ciò, eh? Maledetti. Si nascondono in mezzo ai civili, capito? C'è qua al bagno. Ok, aperto. Ma da che finaccia faccio, raga? Ok, inseguiamo i ribelli in fuga. Dove stanno? Eccoli. No, questo no. Sono scappati. Mamma mia. Morti tutti quell'altri. Ecco. And our top story out of Fallujah, Iraq tonight. The United States Marines are withdrawing from the city as the newly formed Fallujah Brigade officially assumes responsibility for security within the city's borders. I think people got what they asked for, but they didn't know what they were asking for. We want vengeance right now. Go get those bad guys who killed our boys, right? But as you started to actually see what it meant to conduct an urban assault, I think a lot of people realized just how horrible war was going to be, and they wanted out of it immediately. Coalition forces have initiated a unilateral suspension of offensive operations in Fallujah. We were going to win the battle, but to have politics come in there after taking those casualties and losing guys that I know personally, it's infuriating. Al-Qaeda announced it as a victory. We're winning and dominate. That was the message. And we could defeat the U.S. forces in Fallujah, and we can defeat them through Iraq. Unfortunately, within days of the Marines leaving, Al-Qaeda and Iraq are taking control of the entire city of Fallujah. Beh, praticamente il nostro intervento non è servito quasi a nulla. Missione compiuta. Vabbè, allora, diciamo che il gioco, vabbè, ragazzi, è troppo divertente. E 31 ribelli uccisi in combattimento. Ok, è stato ferito un membro del Fire Team, completamente obiettivo e bonus illeso. Bene, allora, diciamo che per quanto riguarda la narrativa del gioco, ok, vince a mani basse. Non possiamo dire nient'altro. Ci sono ancora dei piccoli problemi di movimento, qualche scatto che non mi piace. Devo magari approfondire il discorso
della scheda video per vedere quali sono le giuste impostazioni, eccetera. E quindi ovviamente, ragazzi, ve lo ripeto, non ci sono anticipato, però questo gioco ovviamente ha il meglio di sé in cooperativa. E niente, quindi per ora è tutto. Io ringrazio per la visione di questo video, vi invito a scrivermi un commento a riguardo e ci vediamo, ragazzi, alla prossima missione. Ciao.